Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, dopo aver frequentato l'ITIS Notarangelo Rosati, si iscrive alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Chieti, senza tuttavia terminare gli studi per dedicarsi alla carriera artistica, nel 1999. Comunque, diventa socio onorario SISM, Segretariato Italiano Studenti in Medicina, dopo aver partecipato una prima volta nel 1996 alla 57esima edizione di Miss Italia. Nel 1999 viene eletta 60esima Miss Italia, entrambe le volte ha partecipato come Miss Puglia. Nel 1999 oltre a vincere il titolo nazionale, prima e unica proveniente dalla sua regione, conquista anche il titolo di Miss Cinema ed il secondo posto di Miss Eleganza. Successivamente è testimonial di diverse campagne pubblicitarie e telepromozioni ed inoltre inizia a studiare recitazione, seguita da Isabella Del Bianco, presso il Teatro Azione di Roma. Un'anima rara in un mondo di squali, sei stato un'anima rara in un mondo di squali. In questi 20 anni accanto a me sei stato supporto, spalla, complice, sostegno. Non un agente, ma un fratello. Ora da lassù proteggi la tua Cristina, Giorgio e Lorenzo. Ma non dimenticare noi, le tue ragazze, perché abbiamo ancora bisogno di te. Resterai per sempre nel mio cuore. Ora riposa in pace e torna a sorridere. Ecco il commovente pensiero riportato nella didascalia di uno dei recenti post pubblicati. La foto in questione ritrae Manila, con Alessandro Locascio, il manager di Raffaella Carrà, morto all'età di 52 anni, per colpa di un infarto. Un dolore che ha lasciato il segno in Manila, e in tante altre persone che non hanno esitato a lasciare un commento. Quanto ti voleva bene Alessandro, Manila mia, ora, è un angelo che ci proteggerà da lassù, non ti lascerà, e non ci lascerà. Non ci lasceremo portare via il suo sorriso, sempre dentro di noi. Ciao Alessandro, ci siamo sentiti 2 giorni fa, e stavi bene. Oggi non ci sei più. Quanti anni insieme di collaborazione e amicizia. R.I.P. Milena Miconi, invece, ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello V perché ha reputato giusto agire in questo modo. Gli utenti social hanno sostenuto pienamente la sua scelta.